Buongiorno, Carlo. Cosa fai qui solo? Oh, Paolo, buongiorno, siediti. Non ti vedo contento. È successo qualche cosa? No, niente. Ti conosco da molto tempo, caro Carlo, e mi sembra di capire che tu soffra per qualche cosa che ti è accaduta recentemente. So, ma sospetto che si tratta forse della tua Giulia. Non posso nascondere nulla a te. Ormai tu conosci la mia vita meglio di me. È sempre la medesima storia con la mia Giulia. Te lo dissi che una ragazza così bella, giovane, con un passato così diverso dal tuo, non avrebbe mai potuto farti contento. Ma adesso è tardi per cambiare idea. Non pensarci più. È facile dire così, ma farlo è molto difficile. Devi farti coraggio, oppure devi lasciarla. No, l'amo troppo. Come potrei vivere senza di lei? Ma devi pensare alla tua voce, alla tua carriera. Senza di lei sarebbe impossibile. Beh, allora non so cosa dirti. Scusami, ma devo andare a casa perché mia moglie mi aspetta. Ciao, Carlo. Ciao. Peppino, su, a dormire, che domani dobbiamo alzarci presto. Andiamo alla festa di San Domenico, un villaggio molto lontano da qui. Sì, vado. Buonanotte, babbo. Buonanotte, mamma. Buonanotte. Sei sempre così triste, Carlo. Mi dispiace. Nel modo come vanno le cose, non vedo come potrei essere contento. Vedi, tutti abbiamo una croce. Non bisognerebbe pensarci. È facile parlare. Stavo pensando che se ritornassi a vivere nel mio villaggio, forse potrei separare la mia Giulia da quel da lì per sempre. Dove vuoi andare? Hai lasciato Napoli, Firenze. Adesso vuoi lasciare anche Roma. Ma è sempre lo stesso, non ti pare? Ma lì è differente. Il villaggio è piccolo e non credo che possa divertirsi come nelle grandi città.
donna si innamora, non credo che il vivere in un piccolo villaggio la possa cambiare. Questa forse è la nostra ultima speranza. Se non cambierà, allora dovrò abbandonarla. Ho già deciso di portarla lì. Gliel'ha già detto? Sì, non vuole, ma verrà. Carlo, è tardi. Andiamo a scuola. Vuoi sapere? Perché? Perché sono tuo marito ed ho il diritto di domandartelo. Allora, se lo vuoi sapere, sono stata al cinema. No, non ti credo. Nega se puoi che non sei stata con Valì. Con quell'imbecille. E se non sbaglio, gli dai anche dei soldi. Metterò a posto io. Cosa vuoi fare? Ti porterò a vivere nel mio villaggio nativo. E lì sono sicuro che imparerai a rispettarmi. Al villaggio? Ci vai solo. Io resto qui. O verrai con me o ti lascerò qui abbandonata sulla strada.